narrativo, vogliamo che costantemente la partecipazione e l'ascolto siano al centro di un progetto di governo e di amministrazione di questo tipo. Tempi, cioè bisogna coinvolgere i cittadini a cura dell'epurare, a cura delle aree verdi, fare anche in una condizione di spesso di scarse risorse, promuovere al massimo le tante aree verdi che ci sono su questo territorio, che sono importanti, che sono belle, dalle ville storiche al parco delle mura, si può fare di più, si possono connettere meglio con le realtà turistiche, dare il territorio, dobbiamo incominciare a immaginare nuovi spazi verdi, la delle ferite sociali e quindi un luogo di coesione sociale con molta attenzione, tanto più per questo territorio, agli anziani, ai bambini. Abbiamo specificatamente messo un punto che è il municipio dei bambini, che pensiamo che può essere un elemento sociale, un elemento culturale, di mettere a rete le tante risorse che ci sono. Allora, la moschea. Allora, intanto è bene scombrare dal campo la questione, diciamo, del diritto costituzionale della moschea. Non tutti mi pare che abbiano questo approccio, anche le forze politiche nei fatti predicano, diciamo, rispetto alle costituzioni, ma pensano che la moschea sia una servitù intollerabile per il territorio. Noi intanto riteniamo che la moschea sia un diritto, che possa essere, abbiamo parlato mi pare, di un monumento alla pace, cioè possa essere un elemento di facilitazione del dialogo su questo territorio. Noi pensiamo, come abbiamo detto prima, che sia centrale il riconoscimento dell'altro. Se fosse a Lagascio, intanto stiamo parlando di un'area che io conosco bene di Bartolomeo Bianco, sono rovi, rumenta, in abbandono e onestamente se siamo laici non possiamo immaginarci che ci sia qualche benefattore che lì ci faccia servizi sociali in una piscina, perché non funziona purtroppo così. Oggi il pubblico non ha risorse per offrire alternative interessanti per il quartiere. Bisogna avere la capacità di parlare con tutti i profili culturali, coinvolgere meglio, non escludere nessuno, dalle realtà dell'associazionismo cattolico fino ai centri sociali, passando per il volontariato diffuso che c'è, la rete del welfare, il terzo settore, le parrocchie. Cioè noi dobbiamo mettere in campo un dialogo a 360 gradi dove sempre di più tutti i soggetti, sia i singoli cittadini che tanto più i corpi interventi, partecipano attivamente alla vita del municipio.